Quali sono i problemi che i pensionati esprimono di più, anche relativamente alle loro famiglie? Beh, i problemi più eclatanti, più fondamentali, sono quelli riferiti alla sanità, all'assistenza domiciliare, alle persone non autosufficienti, cioè persone che non hanno più quel supporto anche familiare, sociale, per poter fronteggiare quello che la vita ci riserva, lunghe liste di attesa per poter ricevere una prestazione, super ticket, problematiche economiche, situazioni di disagio per i trasporti, quindi è tutto un mondo che soffre rispetto a delle politiche sociali non all'altezza. E questo governo, a mio parere, a nostro parere, non sta facendo nulla in direzione di un'inclusione sociale maggiore degli anziani, perché continua a colpirli anche sotto il profilo economico. Affitti da pagare, figli e nipoti disoccupati a carico, spese sanitarie e assistenziali da mantenere, i pensionati non ci stanno a fare ancora una volta da bancomat dei governi che da circa 10 anni chiedono uno sforzo enorme all'esercito dei pensionati per rispettare i dettami dell'Europa e sostenere le spese del welfare nazionale. Il blocco della rivalutazione degli assegni superiori a 1.500 euro lordi mensili, che scendono poi a 1.200 euro netti, non è questione di pochi spiccioli, ma sono risorse che vanno a pesare sull'economia e sul bilancio domestico, soprattutto in quelle famiglie in cui la presenza di una pensione è fondamentale per aiutare figli e nipoti precari. Dopo il blocco della rivalutazione delle pensioni avviato dal governo Monti, questo sarebbe dovuto essere il momento del ritorno alla normalità, facendo ripartire finalmente l'indicizzazione delle pensioni dopo 10 mesi di trattative con il precedente governo Renzi. Aspettative dunque deluse dall'attuale governo giallo-verde, che invece intende proseguire sulla strada dei suoi predecessori per risparmiare 2,5 miliardi, da cui, dicono i pensionati, trarre le risorse necessarie per sostenere le misure previste in finanziaria, come il reddito di cittadinanza. E così oggi scatta la protesta davanti alle prefetture d'Italia. All'Aquila il prefetto ha ricevuto una delegazione dei sindacati dei pensionati aquilani, che hanno consegnato un dossier e una lettera di richieste. Non è tanto il problema se sono pochi spiccioli, come ha detto il Presidente del Consiglio, che nemmeno l'avaro di Moliere se ne sarebbe accorto. Certo, è chiaro che su uno stipendio che prende il Presidente del Consiglio, pochi spiccioli, è chiaro che non se ne accorge, ma su una pensione media che prendono i nostri pensionati che noi rappresentiamo, sicuramente incidono. Le spese di un pensionato che deve portare avanti sono moltissime, sono quelle di una famiglia. Intanto c'è da sottolineare che molti pensionati sono gli ammortizzatori sociali dei figli disoccupati, vivere con un figlio disoccupato, ne sono moltissimi, poi avere le spese del metano, di tutto quanto, superare di poco i famosi 36.000 euro e quindi pagare tutti i ticket è una cosa benorme.